Allora, siamo venuti a ritirare lo scooterino. Grande condizione. Bellino. Giù a Napoli, no. I miei nonni. Ma io sono volato, infatti, questo è il simbolo degli anni 76. Allora, abbiamo appena provveduto all'acquisto. Come vedete, siamo qua al benzinaio Piccardi Firenze Lesso. Benzina a 1,469, ma tanto qua ce ne staranno scarsi 2 litri. Che lui adesso metterà. Ho smontato il cosino con tanto, che qui andava una miscela, andava una parte di olio e una parte di carburante. Va bene? Quindi ora lui metterà benzina verde e dal raffo schnaff metteremo una parte di carburante, di olio, per fare la miscela, perché sennò il bello di questo è che sì, number one, vai, già aperto qua, versa 2 litri, scarsi, certo, quante ne vuoi mettere? 5 euro, va di fuori, ma cosa 5 euro? Non è una moto, è roba da pazzi. Vabbè, comunque, vedremo uscire tutta la benzina di fuori adesso, ragazzissimo. Poi devi lasciare lo spazio per la miscela, vedi che ancora non hai imparato, non sai un cazzo. Ma no, ma deve esserci lo spazio, metti tutta la benzina, poi la devi sputare fuori. Sono 2 litri massimo, non sai un cazzo. Vabbè, comunque. 5 litri, ok. Vabbè, ho capito, ma ci deve essere lo spazio per l'olio. Vedi che c'è anche lì il coso. L'olio. Vabbè, comunque, stiamo caricando la benzina. Anni 90, proprio a bestia, questo qua. Se mi vede la gente in questo ci vuole sul suo passerello. Davvero, sembri il Gabibbo sul coso. Dov'è il carbo? È lì dietro, vedi? Dove si passa? Vedi, quasi pieno, va. Il pieno è 6 euro. Capito, devi metterci l'olio. Quindi ora andiamo da Raffo Schnaff. Ma dov'è? Prova a fare, no, la messa in moto è meglio di no perché non c'è l'olio, lascia fare, fai là. Sì. A mano, salci sopra, puoi salirci, portarlo. Puoi salirci, portarlo. T'ha anche gonfiato le gomme? No, come bicicletta no, perché se vai in moto si schianta e non c'è l'olio. Vedi? Quindi adesso si porterà a mano, ci ha anche fatto il favore di gonfiare le gomme. Peccato solo per la ruggine presente lì. Lì sotto lì. Ora si leva, si vernice. Presente ruggine e capito? E di vernice, e davanti il paraurti un po' sbattucchiato. Sembra un film con Renato Pozzetto. No, 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 no. Siamo arrivati qui da Raffo Schnaff a fare sì, rottami con sì o no. Con nostalgia anni 90, che lui ha voluto prendere al suo amico Napoliello questo scooter. Davvero, guarda che cacata rispetto a questo. Che episodio, ragazzi, questo sarà un episodio storico. Vai, basta. Vai, che motorino. Fai vedere il meccanismo. Non entra in moto, non c'è stato verso. È un inculato, tutto ossidato. È tutto fermo, è guasto, non entra. Tutto ossidato. Tutto ossidato. Lascerà questo lavoro per difendere. Vabbè, vai, ora, sì, candela. Candela puoi mettere anche te, non c'è bisogno di lui. Vai, ora candela, così. Questa è la benzina. No, benzina sì. Allora, siamo qui alle fasi di lucidatura mentre aspettiamo i comodi di Raffo e Schnaff. Raffo e Schnaff. Stiamo aspettando appunto lui. Capisce, però vedi come è tornato bello pulito, tutto lucidato, così. Che danni anche non ha. Esatto. L'unica cosa che è rimasta sono queste chiavi, ora proveremo in diretta a togliere la ruggine e quel manfano lì che avete visto prima, no? Aia. Non aveva tenuto da parte in casa, guardate come si sono ridotte. Queste chiavacce qui. Vernice, qui sotto. Vai, dammi, grattiamo le vernici. Qui sotto, vedi? Sì, le vernici così col cazzo che ti funzionano, vedi? Che sono tutte rugginite. No, se le rivernici sopra non funzionano più. Praticamente devono aprire qui e è il fermacasco, questo aggeggio, fuori il fermasella, magari dentro c'è un carico di droga. La droga. Vai, comunque sta venendo bene nel complesso. Quanti anni ha praticamente? Nel 87. 86. Ah sì? Ma che fai così? Devi dare il... C'è l'antirugine, allora da prendere? Sì, si troverà. Allora, siamo all'interno dell'officina per limare la chiave. Per provare di togliere la ruggine anni 90 che si è formata sotto. Già meglio, vedi? Vai più veloce. Raffo de Schnaff. Che stai facendo? Oh, ti ammazzi.
Vai, dai giù, dai giù. No, non va. Non ce la candela dentro, proprio si droga con l'aria. Guarda perché qui giù sto telefono te lo fa l'odio poi invece. Perché la pedala? No, invece è la stata di YouTube. Come? Guarda, su Motor Trend ti danno 2-3 mila euro in mese. Dopo si lavora. Su Motor Trend 2-3 mila euro in mese qui. Aspetta, fai il video, questo è importante. Ma sta facendo? Fallo più breve, sta. Che più breve un cazzo? Devo mandare su WhatsApp. Tutto documentato. Vai. Ci sarà l'aria, aspetta, c'è l'aria. Aspetta. No, ma quale aria? Non sapete un cazzo in quattro. Non so che c'è l'aria. E poi c'è anche la leva della benzina. Vabbè, vai, dai giù. Ma così si mette il moto. Ma che cazzo facevano le donne? Ma entrava subito, non è come... Vai. Dai un po' di gas. Niente. Ma mettiamo un po' d'oro dentro. Non ci vuole una scena. Faccio io. È ingolfata, non va. Aspetta. Perché metti il blocco a sterzi? È perché così parte. Ma che cazzo ti... Voleva sentire la camera. C'ha il KLS. Vai, prova te, dai. C'ha il KLS. Finché non lo fondi non sei contento. No, mettimi un po' d'olio, dai. Il fanculone di Gnaf. Vai. Gira. Vai avanti. Ma si blocca. No, non sai fare un cazzo. Ma che cazzo... Ma non è così. Ma poi... L'aria tirata, vediamo se si riesce. Il contatto elettrico collegato. Aperta. Se la Fugnaf riesce nell'impresa adesso. Ma secondo me non fa contatto, guarda. Oh! Eccolo! Eccolo! Vai, metti sull'olio, sono a posto. Vedi se tiene il minimo. Vedi se tiene il minimo. Guarda, aspetta, vai, ora va a fare un giro. Era tutta la benzina. Non sapevo dove andare a meccanica al bar. Vai, messa in moto c'è sta, mamma. Guarda i penny, Si rimetterà Fognafo, si ricorda dei bei vecchi tempi quando andava a fare gli scippi. Contiamo le gomme. Ma le porte non si possono inserire. Che spettacolo. Non si possono inserire. Che non frena, non no. Frena. Allora lo proveremo a turno tutti quanti. Sì. E il freno? Son co sì. Il freno? Sì, perché è un sì. Non frena, no, davanti no. Davanti, stringere davanti. Stringere il freno, sì. Cioè, ma stringere, no, devi cambiare i ferodi. No, questo no. Ah, quello che cazzo è, non so. Allora, sono cominciati ufficialmente i test drive su Pistagna, qui nel paradiso dei rottami. Va, e gli si è subito spento, praticamente. Dai, ma che cazzo hai toccato l'aria? Perché l'hai fatto spengere? Raffo Gnaffa fa tutti i suoi giri, cosa? No, così non entrerà mai, se la ruota non è libera. Vedi? Devi avere la ruota libera sul cavalletto. Così non entra, almeno non sia in discesa. Ma lui non lo capirà mai. Devi mettere sul cavalletto. Che cazzo fai? Ma perché hai tirato l'aria? L'aria non si tira mai, deve stare fermo. No, buttati in avanti con le braccia, sennò la ruota non è libera. In avanti buttati. Dai gas. La bella grippata. Dai, che cazzo, la bella grippata. Ma come si leva l'aria? Lasciala come era prima. Ah, ecco. All'incontrario? Sì. No, devi accelerare. Sì, ma buttati in avanti. Vai. A posto, guarda il fumareccia bianca perché l'olio che ha messo Savino non va bene. Vai, fai uno 0-100, vai di lì. Comunque il motorino del compresso va molto bene, l'unico problema è che non frena. Infatti ora mi verrà addosso. Che puzzo, ragazzi, mamma mia. Vai, oh, basta, ora l'unica è capire come portarlo via. No, lo porterò via. Comunque ci puoi andare benissimo su strada, l'unica è però targarlo. Una volta targato, a posto. No, ora vai, rimane in moto. Peccato che dopo un po' si spinge. Sono
Forse sarà la candela. Prova a lasciarla acceso perché prima a Raffo gli si è spento. Sì, sì. Lasciala acceso. No, gli si è spento. Vai, lasciala così. Tanto c'è tanta benzina, almeno scalda un po'. E finisce con lo speciale del sì, con questo breve autolavaggio alla cazzo. E il motorino va bene, nel complesso, solo ha da regolare un po' il minimo cambiandolo un po', e i freni, regolare i freni perché non frena, le mie due cose sono queste, poi ovviamente targarlo, lo vedrete forse in altri episodi, questo bellissimo sì color amaranto. Sì, certo. Sì, una sega, questo si vede in due. La sputta per casa, non c'è neanche le pedaline in stare in due. Sì, come i ragazzini di 12 anni, napoletani. Vabbè, comunque. Esatto.